Ed ora è il momento dello sport, diverse novità, attese soprattutto, non ancora ufficiali per il Pescara sia sul fronte panchina che su quello calciomercato in generale. Allora facciamo il punto in diretta nei nostri studi con Massimo Profeta. Massimo, cosa sta accadendo in queste ore? Sì, intanto buon pomeriggio a te e a tutti gli amici di Visione all'ascolto. Insomma, la gestione legata al nome del nuovo tecnico è stata piuttosto complessa, no Carmine? Perché sicuramente si era parlato di Zeman, è sfumato il suo ritorno, probabilmente non è mai stato convinto di tornare il Boemo, però adesso il futuro probabilmente, perché insomma non sono, come dire, non sono esclusi i colpi di scena, però insomma in questo momento noi ci sentiamo di dire che l'allenatore del Pescara sarà appunto Colombo, con il quale c'è già un accordo di massima. Tra l'altro è stato l'unico allenatore finora incontrato dai dirigenti del Pescara, è successo lo scorso 4 giugno, lo abbiamo raccontato sulle colonne del nostro sito www.rete8.it. Ebbene, sono stati trovati tutti gli accordi sulla durata del contratto, un anno più opzione a favore del club, accordo totale anche sull'ingaggio, diamo anche qualche cifra, visto che ci siamo, 70.000 euro l'ingaggio annuo che percepirà Colombo, e poi due bonus, uno legato al conseguimento del terzo posto, il secondo invece legato alla promozione in Serie B. Dunque Colombo, a meno di colpi di scena, sarà l'allenatore del Pescara. La firma dovrebbe arrivare nella giornata di lunedì, forse in questo weekend, però più probabilmente nella giornata di lunedì, e la presentazione del neotecnico biancazzurro, tecnico lombardo di 48 anni, dunque insomma giovane con tanta esperienza in Serie C. Lo scorso anno ha allenato il Monopoli, quinto posto, rivelazione del girone C, eliminato ai quarti di finale dal Catanzaro di Vivarini, quarti di finale e playoff. Ebbene, la presentazione con Dell'Icari, che sta operando da DS de facto, non de jure, però avverrà questa presentazione insieme con Dell'Icari probabilmente giovedì prossimo 23 giugno. Sulla squadra, la squadra ci sarà un profondo rinnovamento, Carmine, questo è poco ma sicuro, soprattutto a centrocampo, dove in questo momento c'è solo Giambo, il giocatore che è rimasto in rosa, è molto giovane, però bisognerà rinnovarlo profondamente e si fanno dei nomi. Io ne cito uno, per esempio Gavioli, che non è ancora uscito a livello di stampa, diciamo così, è sul taccuino di Dell'Icari, che lo conosce molto bene, è un giovane del 2000 di proprietà della Regina, giocato nel Renate negli ultimi 6 mesi dell'ultimo campionato, scuola Inter, ex nazionale under 20. E poi c'è anche una scommessa, Alessandro Provazza, classe 2003, sempre della Regina, lo scorso anno nella Vigor Lamezia, è molto giovane per carità, è un esterno d'attacco. Gli altri nomi sono circolati negli ultimi giorni, si parla di Barbieri, che è un terzino destro di grandi prospettive della Juventus, classe 2002, ha giocato da titolare nell'ultimo campionato di Serie C nella Juve Under 23, si parla anche di Milani, che ha castigato il Pescara nella gara di andata, perché questo ragazzo del 2001, terzino sinistro, gioca nel Pontedera, firmò uno dei due gol grazie ai quali appunto il Pontedera si impose nella gara di andata di questo dell'ultimo campionato sul Pescara di Auteri per 2-1. Colombo potrebbe portare con sé, visto che è stato a Monopoli, dei giocatori molto interessanti, per esempio Vassallo, che non è giovanissimo, classe 93, può giocare sia da basso che da mezzala, Arena, che è un difensore centrale, classe 99. Poi c'è il ritorno, Carmine, di Borrelli, che ha fatto molto bene nel Monopoli, malgrado un infortunio che lo ha condizionato, direi pesantemente, non ha giocato per i primi 6 mesi del campionato, nei primi 6 mesi, da gennaio sino ai playoff, ben 9 centri all'attivo per questo ragazzone classe 2000, che fu lanciato proprio da Luciano Zauri 2 anni fa in Serie B. Staremo a vedere quello che accadrà, però è chiaro che bisognerà mettere a posto anche la fase di non possesso. C'è un dato, direi inquietante, perché il Pescara nelle ultime 5 stagioni, Carmine, ha subito in 202 gare ben 284 gol.